Ciao, questo messaggio è per tutti quelli che fanno la raccolta tappi, e cioè la raccolta di plastica di alta qualità che poi viene riciclata affinché i proventi possano essere devoluti a opere di beneficenza, ad esempio come nel caso dei tappi che vengono raccolti a Livorno, i pozzi in Africa. Dicevo, questo messaggio è rivolto a chi fa la raccolta tappi e la fa grazie al mio contenitore che è nell'interrato, proprio nel mio posto macchina, vicino a Piazza della Fornace, per la precisione in via della Mattonaia. Quali tappi vanno bene e quali non vanno bene? Devo dirlo perché non mi posso mettere tutte le volte a fare la cernita, perché per me è una eccessiva perdita di tempo. In teoria vanno bene certi tipi di plastiche anche se non appartengono ai classici tappi delle bottiglie d'acqua. Ma in pratica, siccome io non sono un grande esperto di questa materia, non lo posso diventare perché non ne ho il tempo, voglio che vengano raccolti soltanto tutti i materiali che vanno bene di sicuro. Quindi adesso vi dico la teoria e poi vi dico la pratica. In teoria va bene tutto quello che è in polietilene ad alta densità, con il simbolo HDPE e il numero 2. Va bene inoltre tutto ciò che è polietilene a bassa densità, con quest'altro simbolo e con il numero 4, con la sigla LDPE o PELD oppure PE, sempre comunque il numero 4 all'interno delle tre frecce. Va inoltre bene il polipropilene con la sigla PP e il numero 5. Veniamo invece alla pratica, che è la cosa importante e che ci riguarda. Vanno bene naturalmente tutti i tappi di bottiglie d'acqua o di bibite, di qualunque colore, di qualunque spessore, anche se si tratta di tappi grandi, e anche poi vanno bene i tappi dei detersivi, erogatori di sapone o shampoo, queste parti qua, questo è un altro erogatore, e va bene. Poi ci sono quelli in forze, che io vi invito per favore a escludere. Per esempio questo è un tappo di un cosmetico, non so cos'altro, mi sembra molto diverso, la plastica è dura, non c'è mai scritto niente, quindi tutte le sigle che vi ho detto prima o conoscete a mente tutti i prodotti e di cosa sono fatti, oppure non potendo mai leggere nessuna sigla siamo sempre in forze, e quindi io suggerisco, anzi vi prego, di evitare e di buttare questa plastica nella raccolta differenziata della plastica. Ad esempio questo, boh, i tappi delle creme spalmabili, a parte che andrebbe tolto la parte di cartone, ecco, in realtà ho letto su internet che vanno bene, boh, ok, tappi di creme spalmabili facciamo di sì, però questa plastica qui, istintivamente direi di sì, ma siccome sono dubbioso, boh, questa qui che sembra un po' gommosa, tendenzialmente direi di sì. Alcuni mi hanno detto di sì, alcuni di no. Prodotti tipo mascarpone, tipo gelati, mi hanno detto di sì. Io non saprei. Questa è una molletta. Io non so se vada bene, ma nel dubbio direi proprio di no. Qui abbiamo una confezione di un prodotto omeopatico e non saprei. E quindi per favore no. Poi abbiamo anche questo piccolo bottoncino, non so di cosa. Ma anche questo è plastica che non mi è familiare, non mi ricorda questi tappi qui che tutti sappiamo essere adatti per questo tipo di raccolta, e quindi no. Quel cestino non è la raccolta differenziata della plastica, non tutte le plastiche sono adatte. Evitate. Non vanno bene di sicuro. Adesso vi dico le cose che non vanno bene di sicuro, perché questo è un tappo di seme di girasole. La plastica è fine, molto flessibile. Direi proprio che non ci siamo. Questo non è un tappo di plastica, questo non è un tappo di plastica, eppure li ho trovati entrambi in quel contenitore. Questo è un erogatore che potrebbe andare bene, ma dentro c'è una molla di metallo, quindi o la togliete, e non so come si fa, bisognerebbe romperla, adesso non voglio farmi male, o la togliete oppure non delegate a me il compito. E poi ho trovato gli elastici. No, signori miei, gli elastici no, non fanno parte della raccolta tappi, sono elastici. Grazie per la vostra collaborazione. E spero che questa collaborazione ci sia, perché io altrimenti mi vedrò costretto a interrompere questa raccolta tappi. Quindi, volete andare sul sicuro? Buttate soltanto tappi di bottiglie di acqua, bibite, detersivi, erogatori di shampoo e simili, e nient'altro. Grazie. E se cliccate mi piace su questo video, mi fate un favore perché mi segnalate che l'avete guardato e che siete d'accordo. Ciao da Marco.